creando. Benvenuti a tutti in questo nuovissimo video. Io sono Gloria, se non mi conosco, perché sta sedia fa un sacco di rumori. Oggi, stasera meglio, sono qua perché mi devo struccare. E siccome è tantissimo che non faccio un nuovo video, lo so, perdonatemi, ho pensato di registrare un Get Unready With Me utilizzando i prodotti, alcuni prodotti nuovi, cioè i prodotti nuovi nel mondo skincare, farmi fare da voi nel frattempo delle domande su Instagram. Infatti vi ho fatto un sondaggio sul mio Instagram dove vi chiedevo di farmi delle domande, insomma, si era capito, dovete farmi delle domande, fatemi delle domande. Prima di iniziare direi di cambiarci la mise e metterci la modalità notte, e io per questo utilizzerò la bellissima vestaglia che mi ha mandato Huda Beauty. Mi si vede che non registro un sacco di tempo, non so più parlare. La cosa che vado ad utilizzare per struccarmi è la Mubai Makeup Remover Balm Burro Strucca Tutto di Mula Cosmetics, che è questa qua, me l'avete già visto utilizzare anche nei video di Instagram sia di Mulak che di Mulak, perché vanno sul loro profilo. E se non sapete che cos'è, siete troppo out, cioè, ma dove cavolo vivete? Oh mio Dio. Mubai, ossia Makeup Bye, è stata pensata come un burro struccante che va sia a struccare in profondità che a struccare in profondità e a struccare in profondità. Vabbè, è praticamente un balsamo struccante. La cosa che ho notato è che è molto duro da prelevare, a differenza del Clinique, di quello di Clinique che ho utilizzato fino a ieri, poi l'ho finito, l'ho mangiato, non appanna gli occhi però, si va a scaldare sulle dita prima per far sì che si sciolga, perché se lo andate ad applicare direttamente sul viso fa effetto casca per terra. Consiglio di spalmarvelo bene sulle mani, farlo sciogliere e poi sciogliere tutto il make up massaggiando delicatamente. Potete anche utilizzarlo intorno agli occhi, se vi entra un po' di prodotto negli occhi non c'è nessunissimo problema, perché è un prodotto che non va a dar fastidio agli occhi. E io vado proprio con le mie unghiacce, e che fa un po' effetto scrub. No, Gloria, ti dovevi prima legare i capelli. Fa effetto scrub. Ed è molto figa questa cosa, perché va proprio a struccare in profondità. Ditemi adesso come diamine faccio a struccarmi con i capelli così. Ah, tra l'altro mi avete fatto un sacco di domande sui capelli e su quello che sto utilizzando, di darvi un attimo la mia recensione. Vi faccio vedere intanto la è più figo da vedere questo qua, è inutile che vi prendo quello sopra perché l'avete già visto sulle mie Instagram stories un po' di tempo fa. Sono delle caramelle gommose, chiamiamole così, integratori per capelli, che aiutano la crescita del vostro capello e rendono il capello molto molto più bello. Infatti io, vuoi perché sto utilizzando prodotti comunque di derivazione naturale, sto andando da parrucchieri Aveda che sono super formidabili tra l'altro, e utilizzo prodotti Aveda per la cura dei miei capelli, ma se non parte anche da dentro, diciamo, una cura, non succede niente. Quindi questi integratori qua, Hair Care Panda, sono formidabili perché, ve lo giuro, l'hanno notato anche i miei parrucchieri, i capelli mi sono cresciuti tipo di 4 cm in un mese, mentre avevo già preso un mese di questi integratori qua, e è una cosa pazzesca, a me non è mai capitata una crescita del genere in così poco tempo. Quindi ve li straconsiglio e vi farò sapere appunto come procederà la crescita. Anche voi l'avete notato, quindi è palese, visibile, li avete visti i risultati, ce li avevo corti fino a qua, i capelli erano proprio un bel caschetto pari, e adesso guardate qua che chioma. Vi lascio nell'info box tutto quanto, i link per andarli a comprare, eventuali codici sconto, appunto ve li scrivo se no qui. E niente, io li adoro tantissimo, poi sono molto buone, e all'interno, se ve lo state chiedendo, hanno la biotina. La biotina è un elemento importante per la crescita dei capelli, quindi ci tenevo, visto che sono settimane che mi chiedete di parlarvi di questi prodotti, perché no adesso, visto che è un video così molto lungo pur parlare. Sono pronta per struccarmi con Mubai, si continua a interrompere la videocamera. Io non so se capite il disagio di registrare video per me ultimamente, perché veramente sto svalvolando, non vedo l'ora di fare l'upgrade. Comunque sta continuando a registrare, sì, io applico, al massimo vedete una Gloria spezzettata, perché non te Gloria, ma perché ti dimentichi le cose? Allora, le ciglia finte sono di Mulak, però non ricordo quali sono. Colla Super Power, l'ho ricomprata, quella di Huda Beauty. Sugli occhi, se ve lo state chiedendo anche qua, ho utilizzato la Different 2. Raga, ve lo giuro, non è sponsorizzato, cioè
È periodo di Mulac. In più sulle labbra avevo un marrone bellissimo che mi avete chiesto in tanti che cosa stavo usando nelle Instagram stories. È questo qua di Tarte ed è il numero, no, è il nome, si chiama Wannabe. Però no, ve lo strasconsiglio, non straconsiglio, strasconsiglio, perché purtroppo è veramente farinoso, vi secca le labbra, non è pigmentato, cioè è a macchie, molto brutto, veramente veramente brutto. Raga, siete, come si dice, interessate alla mia vita privata in un modo pazzesco, vita più che altro amorosa, perché in tantissimi mi avete chiesto se in futuro, in contatto controllo se si interrompe, se in futuro vorrò avere figli con Andrea o abbiamo intenzione di sposarci. È una domanda a cui rispondo molto spesso in questi ask quando capita, o anche su sulle live di Instagram, sulle storie, insomma, sui post, bla bla bla. E la risposta è no e forse. Cioè, no, non abbiamo intenzione di sposarci perché siamo insieme da 9 anni, conviviamo insieme da 8, stiamo bene così, siamo sempre stati bene così. Se vogliamo legalizzare, cioè non legalizzare, ufficializzare questa cosa, non ce ne frega. Fino adesso non ce n'è mai importato, è sempre andata bene così. Io non sono una ragazza che pensa al matrimonio, anzi mi mette ansia il matrimonio, perché odio la festa del matrimonio, cioè il fatto di essere osservata, essere tutta figa davanti a tutti, tutti che sono felici in realtà per finta per te, perché dai, diciamocelo, cioè non lo so, io non esistono secondo me i matrimoni come nei film all'americana, anzi in America ti fanno capire proprio che i matrimoni fanno solo cacciara, c'è cioè quello che si oppone, la tipa ci ripensa, cioè non so, forse perché ho visto troppi film fatti così e quindi mi mettono un po' di ansia. Sono più per le storie d'amore e per come va che per il è per sempre, perché per sempre non è niente per sempre, cioè si sa solo se si vive, quindi sono bellissima, ma molto credibile così. Figli non lo so, raga, nel senso scusate se no non mi sentite, mamma mia come sono rossa sotto. Figli non lo so, perché per adesso anche qua siamo bene così. Pensiamo che per avere figli ci voglia comunque una stabilità, un minimo una stabilità economica, tipo mia cognata vorrebbe un sacco che io facessi, anche mio fratello, figli, però ve lo giuro non è proprio un mio pensiero, un nostro pensiero, perché si parla di due persone, a meno che non siamo diventati magici e autoprocreatori. Adesso vado ad utilizzare la Detoxy, che io ho già finito una di queste, niente, vado ad utilizzarla anche qua su tutto il viso, e no, a me non dà fastidio sugli occhi. E poi mi pare di aver letto, se fossi un animale magico, Noemi mi ha fatto questa domanda, se fossi un animale magico quale saresti? Credo fosse questa la domanda. Magico, ma sapete che forse vorrei essere un drago, che può volare, è cazzuto ed è enorme, cioè chi cazzo lo tocca? Ultimamente sto giocando ad Episode, così a caso vi tiro fuori argomenti prima di leggere le domande. All'interno dell'applicazione trovate diverse storie, stile cartoon, e in base alle risposte che date e alla storia che scegliete, cioè iniziate questa storia, vi racconta la storia e poi dopo vi dice tipo cosa devo fare, questo o questo. In base a quello che gli dite di fare, la storia cambia. Poi ovviamente non sempre si può fare quello che si vuole, perché bisogna avere delle gemme che o le compri o te le danno leggendo altre storie, e quindi cioè a volte sei tipo bloccata a fare quello che dice la storia. Vabbè, che gli dici ok, cosa mi fai un'app del genere se poi alla fine ci devo sprecare su soldi e col cavolo. Vi giuro che sono bellissimi, cioè io mi sono presa un sacco, sono tornata un po' teenager. Ok, iniziamo con leggere le vostre domande prima di applicare il tonico. A parte che avete votato questa location e non l'altra, quindi bravi, top. Matilda Belviso, perché io ho detto fatemi qualsiasi domanda. Hai mai fumato una canna? L'ho provata l'anno scorso per la prima volta, raga, ve lo giuro, non avevo mai provato a fumare una canna e non mi piace per niente, mi sono sentita malissimo, cioè non mi piace per un cavolo. E quindi non fumate le canne, per favore. Hai mai pensato come sarebbe stata la tua vita senza YouTube? Cosa avresti fatto? Avresti un piano B? Beh, penso non si tratti di piani. Cioè, non è che, oh mio Dio, YouTube non mi va bene, devo trovarmi qualcos'altro. Non è che la penso, YouTube non mi va bene.
Io ci sono quando voglia, come vedete su YouTube, come vedete sui social. Io sono presente quando voglia, al di là delle collaborazioni o dei video che mi commissiona l'azienda, che mi chiede di far vedere un prodotto, se ovviamente questo mi piace, cioè non è che ogni volta ve lo devo stare a ribadire. E questo è il senso, cioè io faccio quello che faccio perché mi appassiona, perché altrimenti non sarei qua che... rosico per voler comprare una nuova videocamera da ben 3 anni e cerco di mettermi da parte i soldi, perché non è che io voglio una videocamera da poco, no, io vado sempre sull'eccellenza perché sono fissata, mi piace proprio questa cosa, è una cosa che mi appassiona. Quindi il piano B no, perché avrei continuato a farlo anche se avessi avuto 2 iscritti, l'ho sempre detto questo, però quando ne ho voglia, come faccio tutt'oggi. Al di là di questo, io ho sempre fatto l'onicotecnica, nel senso che ho sempre fatto le unghie, quindi posso dire che se non avessi avuto l'intera giornata dedicata a questo lavoro, faccio così per le persone che non capiscono che è anche un lavoro, sicuramente avrei continuato anche le unghie, ecco, forse mi sarei specializzata, forse avrei incontrato Isabella e le avrei fatte da lei, nel senso che avrei lavorato anche per lei, perché è top, mi piace un sacco. Quando tornerai ad essere mia sorella Ginger Amber Flower? Ciao mio tesoro. Credo non mai più, però molto più avanti sicuramente, forse quando li avrò più lunghi, perché io così corti sì mi piacevano un botto, però lunghi Ginger sono ciaone proprio. Cosa più pazza fatta fino ad ora, mi chiede Natalia Caterino. Intanto vado ad aprire questo cracker della Belief, che utilizzo l'estratto di bergamotto, erba di bergamotto tonico da Sephora, ovviamente potete trovarlo, e sono carini perché potete anche regalarli a Natale questi cracker, si chiamano cracker. La cosa più pazza che ho fatto, ne ho fatte talmente tante di cose pazze, non ho niente per applicarlo, quindi lo vado ad applicare con le mani. So, se mi verrà in mente lo dirò. Intanto vado a stendermi il tonico. Hai mai fatto equitazione o comunque ti piacciono i cavalli e non potrei vivere senza? Mi chiede Fiori di Neve. Non ho mai fatto equitazione, ho provato solo da piccola perché una mia amica andava ad equitazione. Mi piacciono un sacco i cavalli, ma allo stesso tempo mi fa paura il fatto di dover stare sopra un cavallo, ma vorrei sconfiggere questa paura e andarci. Make up by Daisy mi chiede: hai mai avuto rapporti sessuali in posti all'aperto, posti pubblici tipo boschi, parchi, eccetera? No. Raga, io sono un cacchio di puritana verginella. Questi argomenti con me purtroppo funzionano, nel senso che io e Andrea non siamo neanche fatti così, nel senso che non è che ci scatta la passione o ci serve, cioè non è che ci scatta la passione in giro per i luoghi pubblici o bagno, aerei o co. Come sapete poi Andrea è il mio ragazzo da quando avevo 18 anni ed è stato lui ad avermi sverginato, quindi è stato il mio primo vero ragazzo. Quindi non ho mai avuto neanche esperienze oltre a lui. Avrei voluto farle queste esperienze, non lo nego, però non mi è mai capitato. Raga, la cosa che mi state chiedendo più di tutti è: come è andata a finire la storia con la vicina? È andata a finire che non ci saluta più, non ci parla più. Ma è arrivata pure la sorella con un altro cane, invita gli amici con altri cani. E davvero, cioè, sta cosa mi fa riderissimo, perché il padrone di casa gliel'ha detto: guarda che comunque il tuo cane dovrebbe avere il guinzaglio, comunque sei in una zona dove abitano altre persone e non è un parco per cani. Se arriva una bambina, mia nipote ad esempio, questo gli va incontro, gli salta addosso, cioè, capito. Quindi gli ha detto di fare così. Intanto mi sto mettendo il contorno occhi di Herborist Imperial Wuxing, questa qua. Sembra molto figa, penso costi anche parecchio, sempre da Sephora. E quindi niente, è finita che lei non ci caga più, però continua a fare di testa sua, ma noi non ce ne frega perché finché non ci vede va bene così. Oddio, pizzica, perché pizzica? Penso sia il tonico che... Oh mio Dio, pizzica tantissimo. Mrs. Marshall: certo, essere un influencer ha i suoi bei vantaggi, ma quali sono gli aspetti negativi? Brava, bella domanda. Allora, fare quello che faccio io, mi riferisco a me, essendo una persona molto diretta, molto sincera, cerco di filtrarmi tanto con voi, perché comunque si va su una piattaforma pubblica e se potessi parlare con voi singolarmente lo farei. Non posso e devo utilizzare a volte dei filtri, a volte non vi posso raccontare veramente quello che penso su un determinato argomento, perché potrei scatenare cose veramente spiacevoli sia per me che per altre persone. Quindi questo è forse l'aspetto per quanto mi riguarda più negativo, proprio perché essendo una persona così sincera e diretta faccio davvero fatica a non raccontare
alla gente, perché per me è come veramente uscire di casa e parlare con la prima persona che incontro o un'amica. Cioè, per me non... Per me non parlare così apertamente di qualsiasi cosa con voi è una cosa che mi... veramente mi fa arrabbiare tantissimo, però e questa è la parte brutta, ecco, di quello che faccio. Ovviamente dipende dalle cose, cioè se c'è una cosa che vi devo proprio dire perché è per una, cioè, per la mia etica, ecco, questo lo faccio. Però per quanto riguarda sfoghi, per quanto riguarda magari pareri personali su determinate cose, è difficile, cioè su determinate cose è difficile. Comunque adesso applico la crema di Polar, la Nuit Polaire, che è una crema rivitalizzante con alga boreale. Cioè, raga, ma di che stiamo parlando? L'essere sfruttati, perché la gente ti sfrutta tantissimo, e vedere quelle persone che quando ti conoscono, che non ti conoscono in realtà, magari per quello che fai, per il tuo lavoro, per quello che sei sul web, ti trattano in un modo, e appena scoprono quello che fai, ma non magari da te, indirettamente, cambiano da così a così, e lì capisci che le persone sono veramente meschine, e dici, ah, allora ti servo qualcosa, oppure, ah, quindi mi tratti bene solo per questo, per cosa poi, cioè, per visibilità, è una cosa molto triste, ti serve? Cioè, io non è che l'ho chiesta, è arrivata, ovvio mi fa super piacere, mi serve per campare, lo dico onestamente, però cioè, anche no, è brutta questa cosa che la gente prende di te. Una cosa che ho notato, che però volevo dire in questo video, perché non so se i miei colleghi mi guarderanno, non lo so mai, perché io non leggo mai i loro commenti sotto i miei video, almeno quasi mai, quindi ci tengo a dirlo qua se magari mi guardano. Io sembro una stronza, cioè nel senso sembro una persona cattiva, sembro una persona antipatica quando mi avete conosciuto, perché almeno parlo a tutti voi, è difficile per me, questa cosa negativa di essere quello che sono è che agli eventi sembra che la gente abbia timore a chiedermi determinate cose. Eppure io, raga, non penso di mostrarvi quella che sono realmente qui, ovvio, è un video, io so che sto registrando, però anche dal vivo sono così, mi pare di avervelo fatto vedere in tutti i modi, che sono così anche dal vivo, lo vedete anche quando mi incontrate per strada. Però volevo fare proprio questa domanda ai miei colleghi, perché io sono una persona che si fa un sacco di seghe mentali, un sacco di paranoie, vedere che le persone approcciano in modo diverso tra di loro e poi con me sono un attimo più... non lo so, boh, domanda, volevo proprio sapere, perché anche è successo che ad esempio tutti, anche questa cosa che mostri tanto te stessa, questo è un altro aspetto negativo, mostri tanto te stessa, e almeno per quanto mi riguarda, e questa personalità che tu esponi, ho paura che poi sia vista come un interpretare un personaggio dai miei colleghi. Esporre così tanto la propria personalità, noi che facciamo video su YouTube, poi dal vivo i colleghi, chiamiamolo così, in generale, possono pensare che tu in realtà dietro la videocamera sei una persona e poi agli eventi dal vivo sei un'altra. Io voglio far uscire da questo video il messaggio che io sono così. Se avete voglia di vedermi fuori da YouTube, non abbiate timore. Se avete voglia di fare video insieme, non abbiate timore. Mi sembra quasi di a volte chiedere io. Cioè, quando mi è capitato di chiedere, visto che tutti quanti collaborano, tutti quanti fanno dei video pazzeschi, fino adesso ho collaborato con canali più piccoli di me, e lo avete visto, a parte, vabbè, Cindy. Però ho sempre fatto video con canali più piccoli di me, e questa cosa, ma non perché l'ho scelta io, anzi, di solito si sceglie il contrario, si fanno i video con i canali più grandi per crescere, con me è sempre stato il contrario, perché mi sono sempre trovata bene con le persone con cui ho fatto i video, e anche perché penso che sia una cosa carina dare insomma un po' di visibilità anche magari a chi secondo me merita, ecco, quindi forse magari agli altri non fa piacere, non lo so, cioè vorrei semplicemente capire. Da domani Gloria video con tutto il web, perché tutti quanti adesso hanno paura di passare per stronzi. Sto scherzando. Cosa ne pensi di Melissa Nicoli, Ilenia Ferrante? Allora, visto che io ho applicato tutto, io metto la mia Sephora Once Upon a Night, questa qua, che dovrò tagliare, e parlo con voi a ruota libera. Penso che siano due persone molto carine, molto simpatiche,
penso che Nicole sia una pazza, nel vero senso della parola, è una pazza, mi fa sbellicare e mi fa morire dal ridere quando vedo le sue storie di quando va tipo a ballare, io ho un avvocato, ubriaca marcia, io la amo, veramente voglio fare serata con lei. E mi dispiace un sacco a volte questa cosa della lontananza, però vabbè, si può sempre recuperare. Mentre di Melissa mi dispiace il fatto che sia più vicina e venga spesso a fare le unghie, perché alla fine anche lei adesso sta andando a fare le unghie dove insomma ho scoperto Isabella, da Isabella. Sono contenta che tra l'altro Isabella adesso sta diventando la nail artist delle youtuber. Vorrei conoscerla meglio e quindi so che ogni volta che passa qua è tipo al mio paese di fianco e potremmo vederci benissimo, però non capita mai. E penso sia molto timida in realtà lei, perché più volte ci ho parlato e penso sia una ragazza molto molto timida, che ha paura quasi forse a mostrarsi veramente. E quindi sbloccati Melissa, sbloccati. Qual è il sogno più strano che hai fatto, Annalisa? Sicuramente quando sono uscita dal mio corpo. Ebbene sì, io ho avuto questa specie di viaggio astrale, chiamiamolo così, dove ho visto mio papà, mi ha parlato e io stavo andando in quella che si chiama la luce, ma mi è stata detta una frase che mi ha cambiato totalmente la visione che ho della vita, e di questo argomento ve ne parlerò magari in un video specifico insieme alle cose paranormali che mi sono capitate, e penso lo farò presto perché sento proprio il bisogno di raccontarvi. Voglio la cover di Shallow, please, Valentino Basile 1. Raga, io ho provato a cantarla, ve l'ho messa anche nelle Instagram stories, ma è molto alta, cioè se faccio l'ok ce la faccio, se la canto normale ci arrivo, ma sembra che sto urlando, mi sembra di dover imitare troppo Lady Gaga perché la sua voce è qualcosa di bellissimo e non la voglio rovinare, quindi vi eviterò la cover. Magari io sono più per le canzoni tranquille, tipo adesso sono in fissa, che un'altra ragazza mi ha chiesto, Lina Zekiri, quali sono le tue canzoni preferite del momento? Si chiama Mykonos, quella che sto canticchiando tantissimo. Allora, se andate su Spotify, Fair Faves, cioè sia quella con l'hashtag di playlist che quella senza, in quella senza hashtag è quella più aggiornata, perché è con l'altro profilo a pagamento mio che ho dovuto fare. Comunque si chiama Mykonos dei Fleet Foxes, veramente molto molto bella, e anche Fefe, canzone del periodo. Sto in fissa per colpa della mia cinesua Shadia Rodriguez con due canzoni, ossia Pastiglie. Raga, non dite niente, io non dico niente, e Fumo Bianco. Da un genere a un altro, ok? Un bel correttore per le occhiaie, Dan Amal mi chiede, io ultimamente sto adorando, purtroppo varia da persona a persona, sto adorando quello di Huda Beauty, l'Overachiever, è veramente top, il mio preferito di sempre. Tipo di ragazzo ideale, mi chiede Dan Amal, siccome io già ce l'ho, ti rispondo qual era il mio ragazzo ideale. Il mio ragazzo ideale era il classico surfista americano, biondo, occhi azzurri, occhi verdi o anche moro. Insomma, deve avere quel qualcosa che ti prende, il sorriso, perché io, cioè non il sorriso nel senso i denti, proprio quello che trasmette con il sorriso. A me il sorriso è una cosa che mi fa sciogliere, sia negli uomini che nelle donne, perché ci sono donne che hanno un sorriso che dico, oh mio Dio, cioè che charme. Sei felice, mi chiede Case? Sì, cerco di essere felice, nel senso che comunque ci sono queste giornate in cui sono una merda, in cui va tutto di merda, ma già le persone intorno a me magari possono sentirsi una merda, ma se mi sento anche una merda non andiamo più avanti. Sono sempre quella che se c'è una situazione bruttissima intorno a me cerco di portare allegria, di portare gioia, mentre se la cosa la sento solo io mi butto tantissimo giù. Se è un mio problema e non è degli altri mi butto un botto giù, mi chiudo tantissimo, non ho voglia di far niente. Penguin Oswin mi chiede, a scuola eri timida oppure eri già una simpaticona estroversa come adesso? Zap. Io ho cambiato talmente tante case, e anche qua ve lo racconterò presto, che ho fatto per forza amicizia con la gente. Erano due le opzioni: o ero un'introversa di quelle proprio assurde che ad ogni trasloco faceva la sfigata della classe,
o diventi un estroverso e fai amicizia con tutti per vivertela meglio. Infatti io sono cresciuta così, sono sempre stata un po' pazzerella anche da bambina, e con tutti i traslochi che abbiamo fatto ho imparato ad aprirmi tanto con le persone subito, perché sapevo che poi mi sarei dovuta trasferire, quindi facevo amicizia subito, raccontavo subito i miei sentimenti, insomma mi esponevo tantissimo subito. Non dico tuttora perché sto imparando a non farlo più, perché ho preso tante inculate, che niente, che da lì ho formato il mio carattere, quindi sono così. Non che sono una... cioè appiccicosa, anzi, sono quella che purtroppo risponde dopo magari 50 anni adesso, perché... però, cioè, lascio gli spazi alle persone, però ovviamente quando è il momento di raccontarsi io sono una che va proprio a cascata. Come va il mento? Ma no, si è già assorbito, lo vorrei rifare. Tra l'altro un'altra ragazza mi ha chiesto se ci fosse una parte del corpo che vorresti fare, quale sarebbe. Fare di nuovo il filler qua, forse qua perché non ne ho, giusto per compensare il mio profilo, non fare delle robe esagerate, e i denti, non vedo l'ora di avere dei denti decenti, per una cosa mia. Ultima domanda, Isa Vibes, personaggio preferito più odiato in Gilmore Girls, allegra sorella Yaya, citazione, un bacio anche a te. Allora, personaggio preferito, sicuramente Jess, personaggio più odiato sicuramente Dean. Raga, a me sta sul cazzo Dean, ve lo giuro, tantissimo, tantissimo. È un isterico, cioè lui se la canta e se la suona, non mi è mai piaciuto, zero proprio. A volte mi fa tenerezza quando rivedo le puntate, altre volte dico no, ma che cacchio pensavi, sta sul cavolo. Grazie per avermi fatto compagnia, adesso vado su a guardarmi le Gilmore Girls e a giocare ad Episode, perché sono fissata. Io vi mando un grosso bacio, davvero mi siete mancati tantissimo, fosse per me stare qua a parlare per ore, fare un video di tipo 40 minuti, però poi non ce la faccio a montarlo, non ce la faccio a caricarlo perché esplode tutto, quindi vi ringrazio di cuore, ci vediamo al prossimo video che sarà molto molto presto, perché vi ho fatto anche qua un sondaggio su Instagram su makeup, proverò dei prodotti nuovissimi e fatemi sapere cosa ne pensate, insomma, e poi ci saranno i vostri sondaggi, io mi truccherò in base ai vostri sondaggi, piccolo spoiler, già ve l'ho detto. Quindi al prossimo video, grazie a tutti, ciao!